trovate in quella strana condizione di non capire se state vivendo un incubo oppure la più folle della realtà? A lungo andare diventate stabilizzante. L'angoscia vi assale in un crescendo inesorabile fino a farvi pregare finché il cuore cessi di battere e ponga fine all'agonia. La percezione del mondo diventa come l'incerta luce di una candela riflessa su una parete oscura, creando ombre che sembrano spettri inquieti. E non riuscite a trovare una via d'uscita, nessun cunicolo che vi porti in fondo al tunnel e che faccia intravedere quel barlume di luce che ha quel non so che di rassicurante. Ci si aggrappa a ogni cosa che possa essere reale, ma tutto si mischia. I ricordi, le sensazioni, il freddo, il fiato spezzato, l'estenuante caldo, quel cane rabbioso che schiuma di rabbia, il treno che a velocità folle è prossimo a travolgervi e voi chiudete la vostra testa tra le mani, come un ultimo inutile e istintivo riparo. Nulla. Non succede nulla, assolutamente nulla, anzi, le persone intorno distrattamente ti volgono lo sguardo ma poi riprendono le loro faccende in maniera trafelata, mentre il rumore di clacson si fa più nitido, le imprecazioni dei ciclisti diventano aggressive, i venditori ambulanti proseguono la loro routine giornaliera, chiedendoti di cedere loro il passo. Il sudore diventa insopportabile mentre cerchi di rallentare il battito del cuore e ti sforzi per rimettere ordine nei tuoi pensieri. Ma non c'è tempo. Quello sguardo sottile ti trafigge da troppo tempo e quei lineamenti non permettono niente di buono. Cazzo, si riparte ancora, da capo e con passo agile e si trasforma in una corsa via. Prendo una direzione qualsiasi, schivando un taxi che mi stava asfaltando e corro a perdi fiato. La cosa raggerante è che il tipo sembra non fare assolutamente nessuna fatica, ma non mi raggiunge mai ed io comincio a sentirmi davvero spossato. Strano, quando rallento la mia corsa lo fa anche lui. Sembra quasi che tra noi ci sia qualcosa di invisibile che non gli permetta di agguantarmi, eppure non ha nemmeno il fiatone, che so, una riga di sudore, un sussulto. Niente. Riprendo la mia folle corsa che stranamente lo coglie di sorpresa, accelerando con tutte le forze residue in mio possesso e poi, in un momento di lucida follia, come folgorato da un'idea impossibile, mi blocca all'istante. Lui non riesce a fermarsi in tempo e mi travolge. L'esplosione di energia comincia a deflagrare in tutte le direzioni. Raggi gamma, particelle subitolaminari, fluttuazioni dimensionali, increspature dello spazio-tempo si ripiegano su se stesse e noi divenimmo energia pura. Ma avevo coscienza, avvertivo ancora consapevolezza, quasi una coesistenza simultanea e finalmente una serenità che mi fecero capire che era finita. Sì, era finita. Finalmente. 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 Finalmente.